Eccoci qua alla costruzione della Junior Secondary School a Gorogocio, la nostra prima scuola. Qui abbiamo qualcosa come 1500 ragazzi, abbiamo con noi Edmond, che è il nostro partner da sempre, che l'ha costruita, e dopo gli faremo una piccolissima intervista. Adesso vediamo cosa costruiamo però. Quello che voi vedete sarà, dove c'è la casa, non ci sarà più, ma ci sarà un bellissimo parco giochi, chiamiamolo così, dove vedete quella persona in mezzo, cioè ci sarà il gate d'ingresso che diventerà il gate principale. E poi sulla destra, sulla vostra destra, vedete la costruzione della nuova scuola. Questa scuola nel tempo diventerà di due piani, oggi stiamo facendo soltanto il piano terra, e il piano terra avrà le classi, ma soprattutto i laboratori di cui la Junior Secondary School ha bisogno. E i laboratori sono di chimica, sono di diciamo di biologia, sono di scienze umane, insomma un modo diverso di insegnare, per cui i nostri bambini con questa aggiunta di un anno diventeranno un po' più preparati e un po' più educati per affrontare la scuola superiore e poi speriamo anche l'università. Siamo con il mio amico Edmond. Edmond is cambio in inglese, I'm changing the word, let's say in English, we met how many years? 16 years ago? 16 years ago. 16 years ago. He started actually in Gorogocio, we started with him in Gorogocio with how many children? 200 children. It was a small school. I'll show you what it is. It was only that part there. Only that part there. And now there is a big and huge school for 1,300 children, right? Yes. And our shoulders, we're gonna have, as I told you before, we're gonna have this junior secondary school. What's the junior secondary school, Edmund? Is according to the new system of education, we are expected to have kids going through 3 years in baby care, 6 years in primary school, and then 3 years in junior secondary school. And they study then, also other matters, right? Yes, they will. At junior secondary school, they'll be able to find a way to specialize on the areas of their interest. This is the stage where we'll find those that wants to study sciences, go to senior science school. Those that wants to study humanities will go to humanities schools. Loro iniziano con questi 3 anni ad avere il loro indirizzo per la scuola superiore e lo scelgono già da qua, e questa è un'ottima cosa, perché poi l'indirizzo anche dell'università sarà, come dire, più facile e anche più selezionato in un certo senso. Are you happy about the school? Very happy. Very quick. It's very quick and everybody is very happy, and the community and the children are very happy. Okay. So, thank you very much, grazie mille, e ci vediamo quando è tutta pitturata. Arrivederci.